Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questo zombie solo con dei colori di body painting, bianco e nero principalmente, con un po' di sangue finto. E spero che il tutorial vi piaccia e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Inizio coprendo le mie sopracciglia con della colla Pritt Stick. Adesso con una matita nera, io sto usando Ebony della MAC, vado a fare una bozza delle parti che andrò a fare, a colorare di nero. Quindi partiamo dagli occhi, poi passiamo alle tempie. E per fare questo mi sto riferendo sempre ad una foto e alla struttura base di un teschio. Quindi traccio una linea anche sulla parte alta delle guance e vado a tracciare delle linee sulla fronte, ai lati del naso, l'incavatura del naso sui lati, ne coloro di nero, traccio delle linee anche al di sotto degli occhi e poi se fate delle smorfie potete ricalcare con la matita nera le rughe o le linee che vi si andranno a creare, come sto facendo io in questo modo. Vado a disegnare delle fessure ai lati delle labbra in cui andrò a posizionare dei denti. Disegniamo quindi i denti uno ad uno, sia da un lato che dall'altro. Traccio anche varie linee sul collo. Una volta finito di disegnare la mia bozza, vado a colorare con il nero della palette Aquacolor della Crayon. Potete utilizzare qualsiasi colore nero da face painting. Quindi vado a colorare prima l'incavatura alle tempie. Adesso passo a colorare l'incavo degli occhi. E andiamo ad oscurare la parte al di sotto del collo. Portiamo il nero anche sulla parte alta delle guance, al di sopra dei denti, e lo uniamo a quello che arriva fino ai lati delle orecchie. Adesso andiamo a colorare la parte restante, non toccata dal nero. Sto mischiando un verde militare in crema dalla palette Supra Kryolan con del Face and Body numero C6 della MAC. Una volta finito di disegnare delle linee anche sulla fronte col nero e al centro del naso, vado ad applicare il colore che ho mischiato su una palette. Per farlo sto usando un pennello duo fibre, ricordatevi di ricoprire anche il collo e tutte le parti che vorrete tenere scoperte.
Adesso andiamo a disegnare i denti, o meglio a colorarli con del bianco, sempre da face painting, uno ad uno su un pennellino piccolo angolato. Faccio lo stesso procedimento anche dall'altro lato e vado a ricalcare i bordi con del nero, sempre da face painting. È un pennello sottile da eyeliner. Arricciando le labbra si andranno a creare varie linee e le andiamo a ricalcare con il nostro colore da face painting nero e un pennello d'eyeliner. Questo ci darà un effetto più invecchiato e da zombie. Dopo aver finito le labbra passiamo ad illuminare delle aree del viso con del bianco sempre da face painting. Quindi vado ad illuminare la fronte, la parte alta delle guance e la zona al di sopra della mascella. Andiamo ad illuminare anche delle zone sul collo, tra i vari quadrati. Quindi, dopo aver passato dell'altro nero e aver ricalcato le zone d'ombra, andiamo ad illuminare il resto con del bianco. Per dare un effetto più tridimensionale, vado a passare del bianco tra gli spazi creati con il nero. Passo adesso al colore bianco e sempre con il pennello d'eyeliner vado ad aggiungere più linee intorno alle labbra, portandole verso l'alto, verso le guance. Per dare un effetto più verosimile, vado a colorare di nero anche l'attaccatura dei capelli, così non ci sarà nessuna pelle mostrata. Adesso con un pennello due fibre, sto usando il 130 della MAC, vado a prendere del bianco, sempre da body painting, e vado a dare questo effetto di dipinto intorno al viso. Applichiamo lo stesso procedimento anche sul collo, quindi sto premendo leggermente il pennello per dare questo effetto più tridimensionale. Per dare maggiore intensità allo sguardo, vado ad applicare una matita nera nella rima interna dell'occhio. E adesso prendo sempre un colore marrone da face painting e con lo stesso pennello che abbiamo usato in precedenza, due fibre, vado a tamponare il pennello in diverse parti del viso per dare sempre un effetto tridimensionale come abbiamo fatto con il bianco. Sempre con il bianco estendo maggiormente le linee che ho tracciato precedentemente sulle labbra verso le guance. E anche al di sotto del mento e tracciamo delle linee anche al di sopra delle sopracciglia nascoste. Vado a ad oscurare la parte sottostante al naso con una matita nera e andiamo a disegnare delle crepe negli angoli dove abbiamo disegnato i denti. Con un eyeliner waterproof vado a ridisegnare le linee intorno agli occhi. Ritraccio quelle al di sotto degli occhi. E in più vado a ricreare dei dettagli agli angoli degli occhi, verso il naso. Per evitare che il colore sugli occhi sbiadisca, lo vado a fissare con dell'ombretto nero e quando avrete finito di colorare tutto il viso, potete fissarlo con dello spray a base di alcol o della semplice lacca. Adesso vado ad applicare del sangue condensato, ai lati della fronte, sulla parte alta delle guance e mi concentro soprattutto sulle labbra.
ne aggiungo un po' anche al centro della fronte e lo intensifico con del sangue liquido. Bene, questo è il video finito, io spero sia facile da riprodurre, spero che vi sia piaciuto come sempre, se così mostrate il vostro apprezzamento mettendo pollice all'insù, condividete il video e non dimenticate di iscrivervi al canale se non lo siete già. Ciao, alla prossima!